Allora, io ho iscritto a parlare sul complesso degli emendamenti il deputato Alfonso Bonafede. Vedo che c'è Colletti in piedi, a che titolo? No. Allora, deputato Colletti, è sull'ammissibilità? Prego. Grazie Presidente, vorrei sapere innanzitutto se il 3.202 e 203 sono stati dichiarati inammissibili perché mi è sfuggito. Aspetti un secondo che vado a controllare. Allora, mi ripete il numero, per favore, deputato? 3.202 e 203 a pagina 13. No, perché io ho un Colletti 2.0202 e 2.0203, c'è uno zero in aggiunta. Non so se parliamo dello stesso degli No, stessi parlavo, allora, emendamenti. innanzi, adesso parlavo dell'emendamento all'articolo 3. Pagina 13 del fascicolo 3.202, 3.203. Sì, quelli sono ammissibili, sì. Perfetto, invece sui 2.0202 Sì. e 2.0203 volevo far presente che il titolo di questa proposta di legge riporta, tra le altre cose, almeno il disegno di legge originario, riporta la specifica del maggiore contrasto del fenomeno corruttivo. Ora, gli emendamenti Non che c'è sono stati. più quella parte. Non c'è più quella parte, però in realtà ci sta un aumento delle pene sempre per quanto riguarda una pluralità di reati. Tant'è vero che anche in commissione sono stati dichiarati ammissibili aumenti di pena per reati non ricorrenti.